Volume 1, numero 10. La creatura deve morire a se stessa per vivere solo in Gesù. Necessità dello spirito di mortificazione e della carità. Dopo qualche tempo che cercai di esercitarmi in queste cose, ecco l'esercizio, no? Subito parte Luisa, che cercavo di esercitarmi, non che le avevo imparate, basta che le leggevo e già le sapevo, ma dovendomi esercitare per lungo tempo, un po' facendo e un po' cadendo, come succede a noi, sebbene vi dico chiaro che ancora mi manca questo spirito di rettitudine e ne sono sempre più confusa pensando a tanta mia ingratitudine, Gesù mi parlò e mi fece capire la necessità dello spirito di mortificazione. Spirito di mortificazione abbiamo toccato noi anche nelle precedenti letture, dove parlavamo della funzione che hanno le mortificazioni, le pene, le sofferenze e le croci. Sebbene mi ricordo che in tutte queste cose che mi diceva, mi soggiungeva sempre che tutto doveva essere fatto per amor suo e che le virtù più belle, i sacrifici più grandi, si rendevano insipidi se non avevano principio dall'amore. La carità, mi diceva, è una virtù che dà vita e splendore a tutte le altre. In modo che senza di essa sono tutte morte. E se vi ricordate qualcosa di simile, lo dice pure Gesù quando dice le opere buone fatte nell'umana volontà. Se non ci scorre dentro la divina volontà, anche le opere più belle, più buone, alle sue occhi sembrano tutte disinteressate. Cioè che non prova, per le quali non prova interesse. L'occhio mio non riceve nessuna attrattiva, ecco, dice qua meglio di me. L'occhio mio non riceve nessuna attrattiva e sopra il mio cuore non hanno nessuna forza tutte le virtù senza la carità. Quindi diciamo che la carità è il collante di tutte le virtù, perché dovrebbe essere il principio per il quale si opera e deve essere anche il fine per il quale si opera. E voi se notate in questi primi volumi Gesù sta istruendo Luisa su ciò che è più semplice per coloro che si avvicinano alla vita della divina volontà, cioè le virtù teologali. Le virtù in generale, no? Ma se voi adesso provate a fare un esercizio e sostituite la parola carità, divina volontà, vedrete che alla fine dopo dirà le stesse cose, sostituendo appunto la virtù della carità con la virtù delle virtù, che è proprio la divina volontà. Quindi tutto ciò che non si fa per volontà di Dio o nella volontà di Dio non è da lui apprezzato e le stesse virtù vissute in modo umano non sono gratificanti. Stati dunque attenta e fa che le tue opere, anche le minime, siano investite della carità, cioè in me, con me e per me, come diciamo durante la messa, meglio come dice il sacerdote durante la messa, no? In Cristo, con Cristo e per Cristo, che sono anche le tre epoche dell'umanità. Perché fare le cose per Gesù significa fare la sua volontà, fare le cose con Gesù. E sottomettersi a questa volontà sempre con due volontà distinte, ma non basarsi sulla propria forza, ma chiamarlo per fare le cose insieme. No, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Quindi il servo obbedisce al comando del padrone, ma lo fa da solo. L'amico condivide la strada con l'amico, quindi con Gesù. E ora nel terzo Fiat Gesù ci chiama a essere in Gesù, quindi fare i nostri atti nella stessa vita della Santissima Trinità, quindi la creatura che opera nella divinità, ma ancora di più, diceva Gesù in un altro brano che ricordavamo pochi giorni or sono, Dio che posso operare nella creatura. Quindi entrambe i due aspetti, no? Dio viene divina volontà a operare in me e io che entro nel fiat operante e partecipo dell'opera della Santissima Trinità ad intra, perché voi sapete che la Santissima Trinità opera ad intra e ad extra, no? Extra le tre grandi opere, creazione, redenzione e santificazione, e ad intra l'unico atto che è quello di generare il Padre che genera il Figlio, quindi generare Gesù Cristo. Generando Gesù Cristo procede lo Spirito Santo, l'amore del Padre verso il Figlio, e ad extra lo stesso atto, perché Dio fa un atto solo, ricordiamo per quelli che magari sono veramente all'inizio e non ne hanno presente questa cosa. Dio fa un atto solo e in questo atto ad intra trasborda ad extra nei tre atti che noi abbiamo visto della creazione, redenzione e santificazione. Però sembra un atto solo è, come il sole da solo la luce, no? E tutte le stagioni poi sono una variazione nel ricevere questa luce. Quindi in me, con me e per me. Dunque andiamo da capo nel parlare della mortificazione. Io mi tocco questi concetti velocemente, l'ho detto così abbastanza rapidamente, perché so che poi dopo ne parleremo lungo questo percorso che Dio, se Dio vuole, ci farà fare e farà con noi. Ecco, farà con noi, per noi e in noi, no? Con la stessa
con la stessa dinamica. Voglio mi diceva che in tutte le cose tue, anche necessarie, siano fatte per spirito di sacrificio. Altrove dirà, siano fatte per me. Ancora oltre dirà, saranno fatte nella divina volontà. Vedi, le tue opere non possono essere riconosciute da me come mie se non hanno l'impronta della mortificazione. Come la moneta non è riconosciuta dai popoli se non contiene in se stessa l'immagine del loro re, anzi viene disprezzata e non curata, così è delle opere. Se non hanno l'innesto con la mia croce, non possono avere nessun valore. Vedete che anche il linguaggio che Gesù usa è molto diverso dal linguaggio che poi userà dopo quando parlerà di Venota, perché per Luisa il linguaggio di dopo non era ancora comprensibile. E così dove anche di chi si approccia alla Divina Volontà, però parla di cose più familiari al cristiano normale, cioè al cristiano normale che non conosce la Divina Volontà, no? Parla di mortificazioni, parla di croci, parla di innesti, usa le parole per farsi comprendere, ma voi che avete ben chiaro dove Gesù vuole andare a finire, potete tranquillamente sostituire, come dire, le parole con quelle che poi ci dirà dopo. Vedi, adesso non si tratta di distruggere le creature, lavorio che ci ha fatto fare fino a questo decimo brano, no? Che prima ci ha insegnato come distruggere le creature, nel senso di viverne distaccate a tal punto che l'operare degli altri non potesse toglierci la pace interiore. Ma adesso si tratta di te stessa, di farti morire per vivere in me solamente e della mia stessa vita. Ecco, questo è un altro punto abbastanza da sottolineare, perché spesso si parla della divina volontà come la morte della volontà umana, però non si parla del fatto che essa debba risorgere nella divina. Quindi è di farti morire per vivere, non è un farti morire finalizzato a se stesso, devi morire punto e basta, perché nessuno chiede di morire, ma è semplicemente un passaggio, quindi una morte come passaggio dalla condizione in cui ci ha posto l'umana volontà. Per tanti anni abbiamo fatto esperienza di questa volontà umana e di cosa, come ha ridotto noi stessi e gli altri. Questo passaggio deve avvenire affinché possiamo vivere in lui, quindi possiamo vivere nella divina volontà. È vero che ti costerà di più di quello che hai fatto finora, e infatti Gesù lo chiama il vivere la divina volontà e il sacrificio dei sacrifici, è il martirio dei martiri, perché bisogna, come dire, perdere la propria vita per acquistarne un'altra, quindi ci sta una sostituzione di vita. Ma fatti coraggio, non temere, non tu farai, ma sarò io che opererò in te, e questa è la certezza del risultato, perché se aspettava Gesù lo facevamo noi. Buonanotte, stavamo ancora aspettando l'anno 8442 che qualcuno capisse qualcosa, ma grazie a Dio lui dice non ti preoccupare perché non lo farai tu, ma sarò io che opererò in te. Quindi ricevevo altri lumi sull'annichilazione di me stessa e mi diceva, tu non sei altro che un'ombra che mentre vai a prenderla ti sfugge, tu sei niente. Cioè Gesù non dice queste parole per mortificarci o per mortificare Luisa, lo dice per quel discorso che facevamo già dell'io che si deve ridurre. Quindi mettendoci a confronto con lui e dicendo lui queste parole, che può dirle perché poi alla fine sono anche parole vere, non sono parole false, ma ci fa rendere conto del nostro niente, può dirà del vostro nulla, affinché l'io si riduca e riducendosi ceda spazio all'innesto della divina volontà. Mi sentivo tanto indentata che avrei voluto nascondermi nei più cupi abissi, ma mi vedevo impossibilitata a farlo. Provavo tale rossore che ne restavo muta, mentre stavo in questo disfacimento del mio nulla, egli mi diceva, fatti vicino a me, ecco il supporto, no? Quindi non è una mortificazione per la mortificazione, ma è una morte per una rinascita. Fatti vicino a me, appoggiati al mio braccio, io ti sosterrò con le mie mani e tu riceverai fortezza. Tu sei cieca, ecco, vedi, questa è un'altra parola che Gesù dice a noi, tu sei cieco, tu dici di vedere, io dico che sei cieco. Tu dici che capisci, io dico che non capisci. Tu dici che sei bravo, io dico che senza di me non sai fare nulla. Ecco che si riporta all'origine, no? A quello che siamo, la creatura che Dio ha creato per vivere la nostra vita. Tu sei cieca, ma la tua luce ti servirà di guida. Ma la mia luce, scusatemi, tu sei cieca, ma la mia luce ti servirà di guida. Vedi, mi metterò innanzi e tu non fai altro che guardarmi per imitarmi. Ecco, Gesù comincia con l'imitazione di Gesù Cristo.
che è già un passo per poi portarci alla vita della divina volontà. Quindi imita, fai come faccio io, segui il maestro, no? Gesù si mette davanti, fa l'atto e chiede a noi di rifarlo. Qualcuno potrebbe dire, ma come faccio io a fare un atto sapendo, non vedendo Gesù? Come faccio a seguire Gesù se non so Gesù cosa sta facendo, non lo vedo? Sì, ma noi abbiamo comunque una storia di 2000 anni di cristianesimo in cui sappiamo l'operato di Dio, di Gesù Cristo, della Madonna, qual è stato 2000 anni fa. Quindi quando facciamo un atto, dobbiamo pensare se Gesù o la mamma celeste fossero al posto nostro, come farebbero quest'atto? Ed ecco che se sto in quel momento prendendomi una questione con qualcuno, dovevo ricordarmi Gesù e la mamma al posto mio cosa farebbero? Oppure se sto facendo, non so, anche il bene o non sia mai qualcosa di male, ma Gesù in questa situazione come svolgerebbe la sua vita? Quale sarebbe la scelta che farebbe se fosse presente in questo momento? Ecco, cominciandoci a abituare a richiamare gli atti di Gesù e della mamma per rendere i nostri simili loro, cominciamo quel cammino di imitazione che Gesù chiede a Luisa. Dopo l'imitazione di Cristo ci sta l'unione delle volontà, no? Siamo sempre con due volontà in questo momento, perché noi imitiamo, noi abbiamo una volontà e imitiamo quello che Gesù fa con la sua volontà, quindi due volontà distinte, ma il cammino della divina volontà ci fa procedere affinché queste due volontà si avvicinano sempre più, quindi imitandosi, o meglio, l'umana che imita la divina, soggiacendo alla divina, quindi facendo la volontà di Dio, fino ad arrivare al punto culmine della divina volontà, che altro non è che la fusione delle due volontà affinché possiamo viverne con una sola, quella di Dio.